uno scenario naturale adatto a questo tipo di eventi. E poi anche una grande vitalità, ho visto, insomma, un po'. È bellissimo ovviamente vederla senza auto, sarebbe auspicabile vedere mostre, non so, musica, danza, teatro costantemente, insomma, per queste vie, perché è molto bello. Bello perché si ha il tempo di osservare e di godersi parti della città che diversamente non si osserverebbero. Secondo me si ravviva un po' e si va a recuperare anche quel rapporto che si va perdendo, e sono quelle piccole cose che riaccendono una fiamma in noi, e per me sono importanti, per noi devo dire. Sono di Castellaneta, però conosco Altamura, e mentre camminavo in questa parte vecchia assaporavo un'atmosfera magica, posso dirla, è una cosa fantastica. Poi suonare dentro i claustri è una cosa fantastica, non c'è bisogno di amplificazione, non c'è bisogno di niente, è veramente un'atmosfera fantastica. Senza sapere, voi siete molto europei, perché ci sono un sacco di giovani che sono venuti qui, e sì, Altamura è europea. Ecco, lo vuoi dire forte per gli altamurani che ancora non ci credono? Altamura è nell'Europa. Ecco, sappiatelo. Bellissimo centro storico che però non viene rivalutato, quindi con la musica, con la danza, con l'arte in generale, questo diciamo lo rende ancora più bello. Quindi sono molto felice e spero diciamo che possa continuare anche nei prossimi anni. Sembra che questo festival sia alla decima, alla quindicesima edizione, perché è un pubblico veramente educato, attento, partecipe, quindi un applauso a questo pubblico e che vada avanti il festival.